L'argomento che mi è stato chiesto di presentare qui questa sera vede me stesso proiettato indietro di qualche anno, ovvero sia quando avevo forse ancora un po' di capelli ed ero un tecnico, svolgevo quella funzione in un'azienda da 5.500 dipendenti metalmeccanica che aveva, parlo all'imperfetto perché ormai questa azienda non esiste praticamente più, la Franco Tosi di Legnano, aveva come ragione produttiva la realizzazione di componenti di centrali idroelettriche, termoelettriche convenzionali ed elettronucleari. Potete immaginare che per il lavoro fatto insieme con fonderie, reparti meccanici e carpenterie, per il lavoro fatto fuori sede, nel cantiere, sugli impianti, il tema della salute da parte della commissione interna certamente non sviluppato, ma più tardi negli anni 60 e fine anni 60, che è il periodo sul quale mi soffermerò ovviamente, era sicuramente presente, sviluppato dal consiglio di fabbrica, dall'esecutivo del consiglio di fabbrica, dai gruppi operai omogenei. Tutela della salute in fabbrica si colloca significativamente alla fine degli anni 60, perché è lì che avviene la svolta. Qualcuno a questo punto mi dice: come mai alla fine degli anni 60? Qual è il contesto che ha provocato la svolta? Bisognerebbe dedicare una serata intera per collocare la svolta nel contesto che l'ha fatta maturare. Sta di fatto che alla fine degli anni 60 la tutela della salute ha subito dei mutamenti all'interno delle grandi aziende, perché soprattutto nelle aziende grandi si è sviluppata più che non nelle aziende artigianali l'istinto di classe, la coscienza di classe, l'esigenza di passare attraverso il soggetto collettivo di cambiamento per affrontare determinate tematiche contrattuali che a livello di contratto di lavoro inteso come soggetto individuale non si sarebbero mai adeguatamente e nemmeno latamente affrontati e risolti, quindi a partire dalle grandi aziende affrontate con gli altri temi che mettevano insieme dignità del lavoratore, pensate ai guardiani, e che tastavano gli uomini al momento dell'uscita per vedere se portavano fuori qualche bullone, pensate ai guardiani che andavano a vedere se al cesso si fumava e si perdeva tempo, pensate al lavoro esterno dei guardiani che andavano a vedere se la persona a casa era veramente a letto moribondo o se era nell'orto a zappare durante la malattia. Pensate al medico di fabbrica, medico del padrone, che si sovrapponeva al medico di medicina generale per dire: basta, tu devi interrompere l'assenza per malattia perché giudico io che tu non sei malato. Pensate a queste esigenze di superare una situazione che ledeva la dignità della persona prima ancora che del lavoratore, prima ancora che l'identità professionale ledeva la dignità personale del soggetto lavoratore, della persona, insieme agli altri tempi. Nelle grandi aziende è venuto fuori lo spirito del partigiano, lo spirito della dignità per la quale erano state fatte le lotte negli anni precedenti per abbattere il regime fascista. Nelle aziende tayloristiche, dove le grandi masse degli operai non qualificati sono arrivati nella migrazione interregionale, hanno portato con sé la loro socievolezza. La riforma agraria che ha pensato alle piccole unità immobiliari dentro il fondo,
quelle piccole unità immobiliari non sono mai state occupate perché è la comunità più estesa che vede la socievolenza. Il ragazzo di strada che gioca, gli uomini che sono lì nel circolo, in paese, portati qui. Queste persone hanno trasfuso la loro socievolezza all'interno del lavoro tayloristico e quindi la ribellione rispetto ai modi di lavorare che spogliavano. Quindi nell'insieme degli altri temi viene fuori il tema della lesione all'integrità psicofisica provocata dai processi di lavoro. Nella contrattazione quindi salute in fabbrica, ecco che l'aberrante concezione della monetizzazione del rischio e del danno viene abbandonata, perché viene considerata non merce la tutela della salute. L'abbandono delle commissioni paritetiche, perché l'istinto nella contrapposizione degli interessi, contrapposizione insanabile degli interessi, ci fa dire che se mettiamo insieme e componiamo una commissione con interessi che sono insanabilmente contrapposti, non arriveremo mai fuori dal campo delle 100 pertiche nel risolvere i problemi di bonifica. E vediamo qual è stata la prassi della tutela, quindi l'alternativa che si è creata negli anni 60 dopo l'autunno, prima e dopo l'autunno caldo. La stagione del 69 fino al 73 e all'inizio dell'anno 70 e più in là. La concezione del gruppo operaio omogeneo. Gruppo operaio inteso nella sua omogeneità sotto il duplice profilo. Certo, c'era il profilo igienistico, che è quello del dire siete tutti immersi in un'area esposti nello stesso modo, quasi nello stesso modo, allo stesso rischio. Quindi il concetto igienistico di omogeneità. Ma c'era anche l'altro concetto sociologico, che è quello che ti fa dire che non si tira uno da una parte e l'altro dall'altra, ma io risolverò i miei problemi se ci penserà il padrone, perché in fondo il depositario degli interessi per farmi lavorare è lui, e quindi io dipendo da lui. La delega conferita addirittura al soggetto padronale, oppure la delega conferita all'ispettorato del lavoro, ai clinici del lavoro, come esperti esterni. No, no, ecco, il concetto di omogeneo, di gruppo omogeneo, anche sotto questo profilo, soltanto se noi ci metteremo insieme a studiare e a rivendicare, a risalire la china della bagna nella quale siamo immersi e da cui veniamo fuori distrutti, riusciremo a bonificare l'azienda, il nostro reparto, partendo dalle nostre mansioni, nella nostra fase del processo produttivo. E quindi lo strumento, l'espressività dell'indagine conoscitiva per gruppo omogeneo nella rilevazione dei rischi prima ancora che dei danni. Qual è l'esposizione a rischio? E da questi rischi a cui siamo esposti, quali sono i danni? La patologia del gruppo operaio omogeneo, che il gruppo operaio valida perché si esprime nello stesso modo nel descrivere se stessi nella combinazione con i capitali, con le materie prime, con i materiali in uso, con la tecnologia in uso. Conoscenza, ecco, tutto questo era basato sul presupposto della conoscenza, e questo presupposto era largamente verificato, almeno per quanto riguarda l'entità, non parlo di nicchia, ma l'entità del reparto, della campata, del magazzino, dell'ufficio nel quale le persone sono dentro collocate a lavorare. Tizio già sa ciò che fa Caio, e viceversa. C'è una socializzazione della conoscenza come precondizione, tant'è vero che con l'evento delle nuove tecnologie del lavoro atomizzato, questo processo di conoscenza, in questa situazione di conoscenza si mortifica, ed è una delle ragioni per cui
Per cui con l'avvento delle nuove tecnologie viene meno questa precondizione, ma certamente in quegli anni nelle fabbriche tradizionalmente intese, dove si produce in un modo tradizionale e viene fuori il prodotto finito, questa precondizione è ampiamente verificata, tant'è vero che si parla di organizzazione informale, altrettanto scientifica, del lavoro. Io avevo mio zio che era su una alla Francotosi, un Fredu Cornetta, lo chiamavano Cornetta perché suonava nella banda, e suonava la tromba, suonava, e tutti lo conoscevano per Cornetta. Ed era il reparto alesatori, dove si alesavano il cappello delle turbine, i pezzi più complessi, lavoro di alesatura. Lui doveva andare, come tutti gli altri, in dispensa attrezzi per farsi dare gli attrezzi sulla base delle lavorazioni specifiche che doveva fare. Non andava mai in dispensa attrezzi, perché lui aveva il suo armadietto e lì li aveva fatti lui gli attrezzi. E lui sapeva che quando si presentava quella determinata lavorazione, andava a prendere, solo lui sapeva che doveva prendere quel determinato attrezzo e faceva il lavoro a micron. L'organizzazione scientifica del lavoro basata sulla informalità, e guardate che questo mio zio avrà fatto tanto la quarta elementare, perché era nato nel 1864, la quarta elementare, e aveva già fatto molto. Quindi la conoscenza del disegno per fare lavori estremamente complessi, composizione del processo di lavoro in fasi e in mansioni. Identificazione quindi dei quattro gruppi di fattori nocivi, quindi si partiva dal microclima ambientale, luminosità e tutto quello che era l'ambiente, il microclima, l'umidità, la temperatura per il raggiamento, eccetera, fattori chimici e fisici, e quindi entravano in funzione in evidenza le tecnologie, ma soprattutto le vibrazioni, ma soprattutto gli elementi chimici, l'uso delle sostanze, le polveri, gas, vapori, polveri, la fatica fisica. Ma guardate bene, in questi anni problemi dell'area della salute mentale, che poi sono esplosi con le nuove tecnologie, perché quando abbiamo cominciato a ragionare intorno ai video terminali, io mi ricordo aver discusso con i medici del lavoro, e perché mi guardavano di traverso, mi guardavano e dicevano: ma se devo lavorare con gli esposti, devo preferire quelli che muoiono di cancro, ma non quelli che hanno dei disturbi dell'area della salute mentale, che probabilmente sono strettamente connessi con la vita extra lavorativa, un rapporto di coppia. E quindi come faccio io a stabilire il quantum della sofferenza in termini psichici fra il dentro e il fuori? E c'è stato ma tutto questo nascondeva una impreparazione clinica nell'esaminare con altrettanta profondità e appropriatezza una tematica che era quella non della salute, della sofferenza psichiatrica tout court, ma problemi dell'area della salute mentale per questi eventi, che già erano stati introdotti quando le tecnologie nuove non erano ancora al di là per applicarsi concretamente e massivamente nei processi produttivi. Quindi il gruppo operario omogeneo, quale rapporto stabilisce con gli operatori tecnici? La validazione obiettiva, quindi gli operatori tecnici non vanno lì a risolvere: ragazzi, tirati da parte, perché adesso siamo noi siamo i depositari della salute, abbiamo studiato tanto, abbiamo la nostra esperienza, sappiamo quali sono le origini dezio patogeni. No, un momento, calma, operaio. Il gruppo operaio omogeneo dice: noi discutiamo di ciò che facciamo nel nostro processo produttivo, abbiamo bisogno di te perché ci deve essere una valutazione obiettiva della nostra sofferenza per il modo in cui la esprimiamo, e devi anche oggettivare quanto noi riusciamo, recuperando quindi il significato della nostra soggettività, la soggettività dei nostri disturbi.
confluenza della normativa contrattuale nella legislazione sociale. Anche questo è un altro aspetto, è particolare, è del 70, lo statuto dei lavoratori. Quando parliamo di salute non possiamo non parlare dell'articolo 9, perché è veramente l'articolo di una normativa dello Stato che recepisce la migliore espressione della spontaneità e dell'organizzazione del movimento operaio in termini di salute, per quello che era riuscito ad ottenere alcuni anni prima, a partire dalla fine del secondo quinquennio degli anni 60, lo statuto dei lavoratori. I lavoratori, dice l'articolo 9, mediante le loro rappresentanze hanno il diritto di controllare. La prima questione, controllo della situazione. La situazione va controllata, lo controllo viene affidato ai lavoratori. Guardate che mediante, qui ho fatto una imprecisione, ma volutamente l'ho fatta per essere richiamato l'attenzione, non mediante le loro rappresentanze, perché le loro sappiamo tutto quali sono quelle formalizzate nel sindacato. Allora non c'era il sindacato autonomo, il sindacato di base, no, c'era la triade del sindacato, no. Perché qui c'è un errore, questo articolo determinativo, le, non esiste, mediante loro rappresentanze. Sono io, gruppo dei lavoratori, che stabilisce chi è il mio rappresentante. Guardate bene, siamo nel 1970. Mediante loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare, sottoporre controllo lo stato di fatto attraverso cui si produce nel reparto. I lavoratori hanno diritto di controllare quindi l'applicazione delle norme. Quindi l'applicazione delle norme non è appannaggio unico ed esclusivo delle istituzioni preposte al controllo per prevenire gli infortuni. Ma attenzione, dice anche l'articolo 9, non solo per controllare per prevenire l'insorgenza degli infortuni, ma dice che i lavoratori, mediante loro rappresentanza, hanno il diritto di promuovere la ricerca, promuovere l'elaborazione, l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Quindi una accezione la più ampia possibile, quindi dal controllo alla promozione, la promozione della ricerca, la promozione della fase elaborativa, che poi significa bonifica dell'ambiente per ciò che si è trovato in contrasto e in oltraggio alla integrità psicofisica del lavoratore inteso come soggetto collettivo. E quindi vorrei fare un flash che mi avvio alla conclusione, perché Giorgio, hai ancora 10 minuti. Perfetto, forse riuscirò anche in 9. Il contributo del movimento operaio allo sviluppo della prevenzione, ovvero sia, ecco, qui vorrei fare qualche cenno su come si è evoluta la medicina del lavoro, e parlo di via San Marco, ma parlo della clinica del lavoro perché era quello l'ambiente nostro di frequentazione degli istituti clinici per funzionamento, ma non solo quello, perché lì poi all'angolo si girava e avevamo a che fare con pediatria, con ginecologia, ostetricia, avevamo a che fare con igiene industriale, con igiene, posti e gli altri. Li ricordo, li ho qui tutti fotografati quando siamo andati dal ministro, perché qual era il problema in clinica del lavoro? Era quello di far aumentare da 13 posti letto la clinica a 30 posti letto, perché la clinica si identificava in un luogo di studio, quindi si identificava nei posti letto. Siamo andati a Malfatti, ministro dell'istruzione, mi ricordo, che ci ha ricevuti, perché c'era Peppino, direttore allora con Grieco, c'era Antonio Grieco, lavoratori riconosciuti dall'INAIL, è quello, posti letto, lì si supponeva che le affezioni avessero quella origine, e quindi si studiava perché bisognava riconoscere l'etiopatogenesi lavorativa, e nella migliore delle ipotesi
se quella, quella patogenesi rientrava nelle cosiddette malattie tabellate 34, non ricordo male, poco più di 30, e allora l'INAIL riconosceva e indennizzava. E allora il movimento operaio, con questo rapporto osmotico con i clinici, ha ottenuto di proiettarli sul territorio, nei processi di lavoro, ancorandosi fisicamente con le dinamiche e con le esigenze delle aziende. Delle aziende vengono così istituiti i primi servizi di medicina del lavoro sul territorio. Guardate bene che qui c'è il binomio, guardate, l'ho scritto, comuni clinica del lavoro, perché è dalla clinica del lavoro che si indicavano quei quattro medici sfiganti che erano appena laureati e che non avevano ancora iscritti alla scuola di specializzazione in medicina del lavoro, che bisognava introdurre perché quella era la vocazione nell'esercizio della professione. Questi medici che poi hanno retto l'impatto del connubio, della coniugazione fra la grande spinta motivazionale e il rigore, la serietà di approfondimento scientifico. Per gran parte di loro, per gran parte di loro, sono riuscito a passare le forche caudine del non tutto ideologico e non tutto tecnicismo, per coniugare felicemente questa esigenza dell'essere al servizio della classe operaia. Sui muri c'era scritto, me ne ricordo, perché i lavoratori scrivevano mica le pagianate sull'amore incondizionato, no? Scrivevano: vogliamo gli smalli in fabbrica. Allora, come io, andando avanti e indietro da Milano a Legnano, quando arrivavo all'altezza delle industrie elettriche c'era questo muro di cinta che andava avanti per 700 metri, in caratteri cubitali avevano scritto i graffitari: vogliamo gli smalli in fabbrica. Quindi si crea una nuova classe di medici del lavoro, di tecnici di igiene ambientale, di ergonomi a supporto, e nel termine di validazione tecnica di ciò che consensualmente avevano rilevato i lavoratori del gruppo omogeneo. Ma, e su questo concludo, perché c'è stata una proiezione dei consigli di fabbrica, dei gruppi che all'interno dei consigli di fabbrica si occupavano delle esigenze di tutela della salute sul territorio. Sul territorio. E quindi, ricordo un particolare, lo voglio raccontare qui come un flash, no? Ho detto che si montavano gli elementi delle caldaie e delle turbine in giro per il mondo, a Fusina, che è un angolo di Porto Marghera, Mestre Porto Marghera, c'era l'ampliamento della centrale, quindi sto parlando del 72, 71, 72, e ogni tanto arrivava un messaggio tristissimo dell'operaio che era caduto dall'alto camino. E nel giro di pochi mesi ne erano caduti se non 6, 4, 5 sicuramente, per cui abbiamo fatto come consiglio di fabbrica una delegazione, abbiamo cominciato la nostra tournée, almeno una o due volte alla settimana andavamo a parlare con i manovali del posto, anche perché i lavoratori della precotosi nelle decine di aziende che lì erano impegnati erano quelli più numerosi e avevano una responsabilità oggettiva anche nel mettere insieme i manovali che erano stati assunti nel contado di Doro, Mirano e dei borghi di Venezia, contadini che volavano giù o persone che dovevano avanti e indietro salire queste scale passerelle su in alto e che a cui scoppiava il cuore. E vi assicuro che l'unico modo per bloccare la situazione, per invertire la rotta degli infortuni, la rotta delle malattie a cui sono andati incontro per anni questi operai, è stato quello di stabilire la ronda. Abbiamo inventato la ronda del cantiere. Ronda del cantiere vuol dire che a turno, 24 ore su 24, tre operai a turno,
a turno tre operai, venivano distaccati dal processo produttivo e facevano il giro, e giravano in tutti gli angoli, saldatori, carpentieri, tutti quelli che erano lì a lavorare, a montare, aggiustatori, e andavano lì e ascoltavano quello che dicevano i lavoratori dei vari gruppi di cantiere, e avevano la forza, e questo è il segreto, di bloccare quella fase lavorativa nel caso in cui venisse fuori qualcosa in contrasto con l'integrità. Beh, da allora non soltanto non sono volati giù più dall'alto camino le persone, ma le situazioni, soprattutto quelle dei saldatori, eccetera, per saldare in ambienti chiusi, sopra testa, eccetera, tutte queste situazioni sono venute meno. E quindi l'integrità, abbiamo lavorato per 2 anni. Quindi proiezione nel territorio dei lavoratori con esperienza di lotta di fabbrica, e i comitati di zona per la tutela della salute. Non sono quelli istituzionali, sto parlando delle commissioni di questi gruppi di lavoro a livello territoriale, che erano la proiezione sul territorio dei gruppi, dei lavoratori, delle fabbriche, con esperienze di lotta alla nocività. E quindi la grande esperienza in quel momento è stata quella di mettere insieme questi operai, proprio con le tute blu, che più blu non si può, che più unte non si può, con i lavoratori del comune, con gli enti locali, con i lavoratori degli ospedali, con i lavoratori che proprio in fabbrica non erano mai stati, che erano portatori di una cultura fideistica, aziendalistica, lontana mille miglia, quindi con delle visioni del mondo e della professione, e l'incontro, perché non si poteva non affrontare sul territorio determinate tematiche se non si creava questo stretto legame, convergenza di intenti fra lavoratori di realtà diverse e con culture, subculture diverse. Prese di coscienza quindi delle connessioni esistenti fra processi di lavoro e inquinamento ambientale. Qui si scopre che la signora, la donna, la moglie che abita lì su questo balcone tutte le mattine deve togliere tanto così 5 centimetri di polvere nera, perché poco più in là c'è la fonderia che erutta fuori l'ira di Dio in termini di fumi, gas, vapori e polvere. Connotazioni quindi delle iniziative dei lavoratori, chiusura delle istituzioni totali, anche un altro momento bellissimo e esaltante, e che è collegato al processo di demanicomializzazione, ma non soltanto nei confronti delle persone con sofferenza psichiatrica, perché iniziasse il processo di uscita dal manicomio, no, anche nei confronti degli scolaretti delle classi differenziali, delle scuole speciali. Questa impalcatura che aveva visto proprio una situazione di esclusione del ragazzo caratteriale che non poteva essere nella classe degli alunni normodotati, e quindi questo incontro con i genitori perché uscissero dal loro complesso di inferiorità o addirittura dal loro complesso di colpa. Abbiamo fatto poi i consigli di fabbrica che si riuniscono con i genitori perché capiscono che anche questa è una lotta di civiltà per la cittadinanza sociale. Promozione quindi dei comitati sanitari, e qui siamo nella versione istituzionale, i primi comitati sanitari di zona, che fermo restando la monade dell'ospedale, che tale rimane perché quel territorio non ha vocazione e non si proietta, cioè siamo ben lontani da proiettarsi sul territorio e nelle dinamiche di tutela della salute sul territorio, beh, incomincia a raccogliere il retaggio delle mutue, dell'INAM, eccetera, attraverso dei capitoli di tutela della salute nel territorio, compreso quello della prevenzione negli ambienti di lavoro e negli ambienti più generali di vita, la prevenzione. E i consorzi, che sono differenze dai comitati, perché mentre i comitati non hanno personalità giuridica e le loro determinazioni vengono fatte passare attraverso il comune capozona, diciamo così, i consorzi no, hanno personalità giuridica, e quindi diventa il prodromo su cui si innestano le unità sociosanitarie locali e successivamente le aziende sanitarie locali di memoria più
forse più triste, qui mezzo bicchiere vuoto lo lascio decidere e a voi e soprattutto anche a quelli che verranno qui su questa tavola a parlarmi di come gira il mondo da qualche anno a questa parte. Grazie.